Guardate, credetemi, io preferisco chiamarlo Papi per quello che sta succedendo a Napoli, perché è molto peggio del papello. A Napoli, in quel maledetto 26 aprile, quando Berlusconi è venuto a Casoria, c'è tanto gossip, si sta parlando di questa puttanopoli che investe quello che ha detto Veronica, che il marito è malato e che se la piglia anche con le minorenni. Ma Berlusconi, quando è venuto a Napoli, si è chiuso in una stanza lì a Casoria, non con Noemi, ma con il papà Benedetto Letizia. Si è chiuso un'ora in una stanza con Benedetto Letizia. Dopo aver parlato solo lui e Benedetto Letizia in questa stanza, è uscito fuori, il Brindisi, giornali, televisioni, ed è andato via. Perché? Perché malgrado questa situazione, da circa un anno, magistrati coraggiosi della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli stanno stringendo e stanno massacrando il clan dei Casalesi. Hanno arrestato il capo del clan dei Casalesi, Sandokan. Poi successivamente hanno arrestato Bidognetti. Poi nel settembre del 2008 arrestarono un gruppo di fuoco. E in questo gruppo di fuoco compariva un certo Giovanni Letizia, detto Spagnuolo. Poi in questo periodo cominciavano a mettere le mani sulla tasca della Camorra, perché lì si fa male veramente alla mafia. Se gli togli i soldi, se gli togli i capitali, se gli togli tutto il loro patrimonio, è lì che bisogna farli male. Ebbene, la Procura di Napoli è riuscita in un anno a sequestrare ben 139 milioni di euro, ha confiscato ai Casalesi, al clan dei Casalesi. E allora i Casalesi, che oggi contano davvero, non erano più soddisfatti dei loro referenti del PDL locale, perché i vertici, questi signori di cui parlavo tra l'altro, rappresentano i vertici del PDL campano, perché in Campania funziona così. Guardate, ci sono anche tanti bravi parlamentari, persone oneste per bene nel PDL in Campania, però nel PDL ci sta una regola, almeno da noi in Campania, che se non si fa praticantato con la Camorra non si fa carriera nel PDL. E per questa ragione Cosentino è il segretario regionale del PDL in Campania, Landolfi è il vice segretario regionale del PDL in Campania, Luigi Cesare, il nuovo presidente, uomo vicino alla Camorra, anche lui eletto, è il segretario del PDL di Napoli, Paolo Russo è il segretario cittadino di Forza Italia. Insomma, se ne sono andati a cercare uno alla volta, cioè hanno visto i loro requisiti, le loro pagelle. Bene, tu sei collegato con il clan dei Casalesi, tu con il clan Puca, tu invece con il clan La Torre, allora ognuno di voi ha il lasciapassare, può crescere e far carriera nel Popolo delle Libertà. Questo è questo partito che ci sta governando oggi in Italia. E allora, ritornando a quello che invece dobbiamo non far fare, io da lunedì farò subito un'interrogazione parlamentare, perché non possiamo permettere che il CSM vada a premiare chi non fa il proprio dovere, quei magistrati che non fanno il proprio dovere. E poi non possiamo permettere che nel CSM ci sia un vicepresidente come Nicola Mancino, dal cui telefono partano le telefonate per il superinquisito in Calabria, Saladino. Cioè, immaginate se fosse successo ad un magistrato che avesse telefonato ad un suo inquisito. Invece qui è dal CSM, dal telefono di Nicola Mancino, che partono le telefonate per Saladino, che è il superinquisito delle indagini di De Magistris. Ebbene, non succede nulla. Non possiamo tenere più e tollerare nelle istituzioni persone come Nicola Mancino. Se ne devono andare a fare in culo questa gente! Devono andarsene a fare in culo questa gente! Perché questa è la mafia, questa è la Camorra. La mafia si chiama Berlusconi, la mafia si chiama Dell'Utri, la mafia si chiama Cuffaro, la mafia si chiama Cosentino, la mafia
e si chiama Landolfi. Questa è la mafia, è qui che dobbiamo incidere. La mafia è nelle istituzioni oggi, la mafia è nella politica oggi. La mafia è la politica, perché non tutti i politici siamo uguali, per grazia di Dio, ma oggi questi che ci stanno governando con questo grande inciucio tra PD e PDL, come stanno facendo anche nel CSM, che è la parte più politicizzata, è lì che c'è il grande inciucio, dove vogliono innanzitutto sopprimere la giustizia. E i segnali di questo governo li abbiamo visti, come stanno spuntando le armi alle forze dell'ordine e alla magistratura col decreto sicurezza. E finisco ricordandovi soprattutto una cosa, ragazzi, che questi, la mafia, sta rubando soprattutto il vostro futuro, sta ammazzando soprattutto noi nel Mezzogiorno d'Italia. Una recente indagine di Confindustria dice che al sud, è una indagine di Confindustria della settimana scorsa, su ogni milione di abitanti ci sono due investimenti. Nel resto d'Italia, per ogni milione di abitanti, ci sono 23,6 investimenti. Immaginate che differenza. Perché? Perché è stretto il nesso tra la libera impresa, tra il libero mercato e la criminalità organizzata. Per questa ragione noi al sud non attraiamo investimenti esteri, non attraiamo capitali, non attraiamo una sana impresa. E allora, se l'anno scorso dalle nostre regioni sono andati via 277.000 giovani, come ci ha detto il rapporto dello Svimez dell'altra settimana, e allora in questo modo non ci sarà futuro, soprattutto per i giovani. Perciò dobbiamo distruggere la mafia, dobbiamo distruggere ogni tipo di camorra, dobbiamo distruggere ogni illegalità, e dobbiamo farlo ogni giorno. Per questa ragione segnalatevi qualsiasi illegalità e ingiustizia, io farò la mia parte al vostro fianco, come la farà Sonia Alfano, come la farà De Magistris. Ora avete degli uomini nelle istituzioni che possono fare la politica dei cittadini. Io ho imparato una cosa da Paolo Borsellino, ho imparato una cosa, seguivo gli ultimi giorni in cui diceva: so che mi ammazzeranno, so che per me è finita. Io ho imparato che questo significa stare nelle istituzioni per dare. Io per questo voglio stare in politica, non per prendere, per rubare, per arraffare, ma per dare. E come Borsellino io non ho paura, per cui continuerò ancora.